Stamattina anche a Palermo migliaia di studenti in piazza per il terzo Global Strike for Future. Dopo 10 anni si chiude la vertenza sulla cassa integrazione, Fincantieri paga i lavoratori. A partire dalla metà di ottobre al cimitero dei Rotoli di Palermo ci saranno 945 loculi sotterranei in più. Buonasera, bentrovati alla prima edizione di Media News di venerdì 27 settembre. Stamattina anche a Palermo migliaia di studenti sono scesi in piazza per il terzo Global Strike for Future, movimento nato per dare forza alle mobilitazioni di Greta Thunberg. Giovani, associazioni e sindacati si sono dati appuntamento al Politeama per dire no al cambiamento climatico. Rischiamo, dicono, una guerra o l'apocalisse a causa del riscaldamento globale. Vediamo. Noi siamo qua per chiedere alle persone che stanno in alto di rispettare noi, di rispettare il nostro pianeta e di rispettare soprattutto i patti che fanno. Perché noi entro 11 anni, 15, quanti sono, moriremo se queste persone non ci rispettano. Loro inseguono il guadagno, inseguono il denaro, mentre noi rispettiamo la popolazione e inseguiamo i sogni dei nostri futuri figli e delle generazioni presenti. Noi siamo qui oggi perché crediamo di poter effettuare un cambiamento e soprattutto perché ci preoccupiamo del nostro futuro. Siamo seriamente spaventati e vogliamo avere la certezza che ce ne sia uno per come l'hanno avuto i nostri genitori e tutti i nostri antenati, appunto. Molti insegnanti hanno sostenuto gli studenti per questa giusta causa. Sì, è giusto. È bene che ci siamo tutti insieme. Dobbiamo esserci. Come scuola, come società civile, come futuro, le nuove generazioni che si incontrano tutti insieme. Partecipo a questa manifestazione perché ormai non possiamo più vivere nell'ignoranza e dobbiamo essere più consapevoli del fatto che alla fine il pianeta deve essere trattato come una parte di noi, poiché abbiamo solamente quello e se lo distruggiamo noi stessi alla fine moriamo anche noi. Quindi alla fine dobbiamo solamente fare dei piccoli gesti che partono dal silenzio e ognuno mettere il suo. Crediamo nella missione di Greta, però oltre a metterci noi la nostra volontà ci devono partire la volontà dalle persone in alto, dalle persone della politica. Devono mettere a buona volontà anche i finanziamenti per migliorare l'ambiente e i posti in cui viviamo. La cosa che mi preoccupa più di più è che noi oggi siamo qui, è anche il terzo di queste manifestazioni a livello mondiale, però noi possiamo presenziare, però appunto come diceva Salvo sono quelli potenti che devono fare qualcosa, noi ci possiamo fare sentire, però il nostro aiuto è comunque una piccola parte. Quindi chi può fare qualcosa dovrebbe farlo anche presto. È facile comunque che noi ragazzi andiamo qui nella nostra città a manifestare a favore dell'ambiente, però comunque se gli adulti non ci mettono anche della loro, diciamo, non cambia nulla, perché loro magari pensano che negli anni successivi non ci saranno comunque fra molti anni e quindi non si preoccupano, ma noi giovani che comunque dovremmo vivere ancora per molti anni in futuro, cioè appunto noi ci preoccupiamo di più rispetto agli adulti per l'ambiente e quindi spero appunto che tutto si possa risolvere, confido anche in Greta che diciamo ha creato questo progetto. Siamo qui perché vogliamo far capire che ormai stiamo arrivando a un livello che è davvero pericoloso per tutti noi e quindi deve iniziare proprio da noi studenti per far capire anche agli adulti che qui dobbiamo veramente muoverci, se no facciamo tutti una brutta fine. Siamo tutti uniti per un'unica ragione, salvare l'ambiente, perché noi ci teniamo molto al nostro futuro. Nel giorno dello sciopero globale per il clima presso l'Istituto Padre Annibale di Francia di Palermo, gli allievi del centro formativo INFAOP hanno dato vita ad un flash mob contro l'inquinamento che sta rendendo il pianeta Terra inospitale.
Siamo arrivati ad un punto di rottura, forse un vicolo cieco, ecco, allora i ragazzi protestano nelle piazze d'Italia. Assolutamente sì, non si ferma solo l'Italia, si ferma tutto il mondo, perché questa è una manifestazione che ha coinvolto tutti i paesi del pianeta. E anche l'Infop con i suoi ragazzi è qui a manifestare, quindi sosteniamo Greta in questa iniziativa, l'abbiamo seguita alle Nazioni Unite in quel discorso che ha veramente toccato le coscienze di tutti noi e speriamo di tutti quelli che comandano nel pianeta. La sensazione è che nel marasma, no, nell'indifferenza, qualcosa stia cambiando. Qualcosa si muove proprio a partire dalle coscienze. Oggi i ragazzi, attraverso una loro idea che hanno costruito in aula, hanno rappresentato il loro risveglio dalle coscienze, coscienze forse per troppo tempo addormentate e volutamente tenute sopite dalle istituzioni che non vogliono farci vedere quello che realmente sta accadendo, quello che accade nel mondo, come ci insegna Greta, quello che accadrà oggi in tutte, che sta accadendo oggi in tutte le piazze d'Italia attraverso uno sciopero fortemente voluto, quello che è accaduto oggi durante questo flash mob in cui i ragazzi hanno manifestato tutto il loro dissenso, tutto il loro disappunto verso quello che vedono come un vero pericolo sulle loro teste e sulle teste della loro famiglia. La discarica di Bellolampo, che insiste su questo territorio e che da troppo tempo si è trasformata in una vera e propria bomba ecologica. I ragazzi mi hanno chiesto proprio con forza questa giornata, perché hanno giornata a Greta che è stata sentita dalle Nazioni Unite, che vogliono fare questa giornata contro l'inquinamento, le discariche che ci sono in giro e tutto quello che nella nostra città e in tutto il mondo c'è. Noi abbiamo una grande criticità, che è la discarica di Bellolampo, che è un problema annoso che si ripete nel tempo da tanti anni. Dovremmo cercare intanto, oltre a sensibilizzare i ragazzi, a sensibilizzare sia le istituzioni sia la gente per vivere in una città più sana, più pulita e chiaramente per fare in modo che i nostri ragazzi abbiano un futuro migliore. Qui insieme ai giovani. Assolutamente, per dire noi cambiamenti climatici, per dire che la popolazione è stanca, ma ha soprattutto consapevolezza. Consapevolezza che andando avanti in questa maniera rischiamo entro il 2050 di ritrovarci in una condizione di assoluto spopolamento. La terra chiede aiuto e tutti i cittadini non possono mancare all'appello. Anche a Bagheria, studenti in sciopero generale a favore del clima. Vediamo. Dare un segnale ai governi, sia al governo italiano che ai governi di tutto il mondo, dare un segnale e dire che c'è qualcuno a cui importa veramente dell'ambiente, a cui sta a cuore veramente il proprio futuro, e noi abbiamo bisogno che questo mondo cambi per fare spazio al nostro futuro, perché in questo momento non ci stanno lasciando nessuna speranza. Deve cambiare qualcosa e dobbiamo combattere i cambiamenti climatici e la crisi ambientale in generale. Noi oggi ci siamo, noi vogliamo andare oltre tutto questo. Noi, oltre a rappresentare il liceo Francesco Scaduto, facciamo parte anche del coordinamento studentesco bagherese, che vuole puntare semplicemente alla partecipazione di tutti i giovani, e renderli partecipi anche a parte attiva di ogni problema che riguarda noi studenti. Il problema ambientale è un problema che riguarda noi studenti, e quindi noi oggi siamo scesi in piazza e lo faremo sempre per qualsiasi altra problematica, per dire che noi ci siamo, soprattutto in un territorio bagherese che ha il bisogno di farsi sentire. E quindi quale miglior modo se non il nostro per appunto mettere ci gioca e dare anche l'esempio. Sono dell'idea che i ragazzi abbiano bisogno di qualcuno che li sproni, insomma. Sono stati spronati, oggi c'è stata un'ottima mobilitazione da parte degli studenti e sinceramente questi risultati non ce li aspettavamo. Mi fa molto piacere che gli studenti si stanno muovendo e che Bagheria si sta muovendo. Credo che sia una protesta dissimile dalle altre per tanti motivi. Intanto è bello constatare che non è una bigiata generale come molti hanno detto. Mi dicevano fonti attendibili, la questura, che di solito ci saranno state anche due punte di 2.000-2.500 partecipanti nel momento più importante della manifestazione. I ragazzi sono qui perché, tenuti insieme da una consapevolezza generazionale, si sono sprecati i paragoni con il passato. Credo che siano fondamentalmente fuori luogo, nel
senso che non è un nuovo 68, è ben di più. Questi ragazzi non sono mossi dall'ideologia, ma dai pareri e dagli studi scientifici, da cambiamenti che possono osservare anno dopo anno anche nei microluoghi dove vivono, non soltanto, si parlano non solo di effetti climatici globali. La cosa più interessante mi sembra proprio questa: in questo momento Bagheria è allineata col resto del paese, probabilmente col resto del mondo, si sviluppa una sensibilità sulla quale occorre lavorare e il microambiente e il pianeta sono allineati su un unico punto di vista. Mi sembra comunque degno di attenzione. Cambiamo argomento. Dopo 10 anni si chiude la vertenza sulla cassa integrazione Fincantieri paga i lavoratori. Per la FIUM si tratta di una grande vittoria. I lavoratori dello stabilimento di Palermo di Fincantieri nelle ultime ore hanno avuto accreditate in busta paga le somme relative al differenziale tra la cassa integrazione e l'intera retribuzione. Si tratta della positiva conclusione di una vicenda nata nel 2010, quando la FIOM di Palermo con le altre organizzazioni sindacali di categoria non firmarono la cassa integrazione perché non ne condivisero le ragioni, visti i carichi di lavoro presenti in quel momento. La FIOM iniziò una lunga battaglia che dopo 10 anni ne riconosce le ragioni. Infatti, dopo la mancata firma dell'accordo in Confindustria, le commissioni IMSS previste dalla legge di allora respinsero la richiesta di Fincantieri. La FIOM di Palermo, con il suo ufficio vertenza, nel frattempo aveva messo in mora l'azienda a tutela dei propri iscritti posti in cassa integrazione. Dopo quasi 10 anni di contenzioso tra l'azienda e l'IMSS, il TAR Sicilia ha respinto in via definitiva la richiesta di cassa che Fincantieri avanzò nel 2010 per 13 settimane. È per noi una grandissima vittoria. Dopo 10 anni vediamo affermate le nostre ragioni che sostenemmo e che ci portarono a non firmare la cassa, e oggi i lavoratori hanno avuto finalmente riconosciuto il risultato concreto della nostra battaglia. Lo dichiarano Angela Biondi e Francesco Foti della FIOM di Palermo. In quegli anni, aggiungono, era a rischio la sopravvivenza del cantiere stesso e il sindacato si oppose a qualunque scelta che poteva penalizzare lo stabilimento e i lavoratori di Fincantieri e dell'indotto. A difesa dello stabilimento si fecero centinaia di ore di sciopero. Oggi la situazione lavorativa è cambiata. Fincantieri ha già assegnato carichi di lavoro pari a oltre 1 milione di ore annue, sufficienti a garantire lavoratori diretti e l'indotto e confermando investimenti per il rilancio dello stabilimento. Anche se oggi stiamo vivendo una stagione diversa da quella di allora, concludono Biondi e Foti, per noi rimane ancora aperta la questione degli investimenti strutturali che le istituzioni devono concretizzare e la costruzione di navi intere. La FIOM continuerà il suo impegno quotidiano a tutela dei lavoratori e del futuro del più grande complesso industriale di Palermo. 24 milioni di euro per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità più vulnerabili e a rischio discriminazione. Li ha stanziati la Regione Siciliana tramite l'Assessorato per le politiche sociali. 24 milioni di euro per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità più vulnerabili e a rischio di discriminazione. Li ha stanziati la Regione Siciliana tramite l'Assessorato per le politiche sociali, che ha definito la graduatoria relativa all'avviso 19 del 2018. 60 le istanze ammesse a contributo per contrastare il rischio di deriva verso la marginalità sociale, evidenzia il governatore Nello Musumeci. Abbiamo voluto potenziare il sostegno a percorsi di autonomia delle persone a maggiore rischio di esclusione sociale, favorendone l'inserimento in ambienti lavorativi. Gli interventi previsti riguarderanno 5 aree. La prima, spiega l'assessore Antonio Scavone, interesserà le persone portatrici di handicap fisici, mentali e sensoriali, con un grado di invalidità certificata non inferiore al 66%, esclusi però quei soggetti per i quali sia certificata la non collocabilità al lavoro. La seconda è rivolta agli immigrati e alle persone appartenenti a minoranze etniche e beneficiari di protezione internazionale, e ancora a favore delle donne vittime di violenza, agli alcolisti o ex, ai tossicodipendenti, oltre ai soggetti affetti da ludopatia. Infine, la quinta è minori e giovani in condizione di disagio sociale. A presentare istanze erano chiamati gli organismi del terzo settore come cooperative sociali, enti senza scopo di lucro e associazioni, le agenzie per il lavoro, le imprese, anche attraverso le associazioni di categoria, i centri antiviolenza, gli
impianti di formazione ai quali è stato chiesto nella redazione dei progetti il coinvolgimento attivo di enti pubblici come i comuni capofila dei distretti sociosanitari, le aziende sanitarie provinciali territorialmente competenti o i centri di giustizia minorile che hanno istituzionalmente in carico le persone destinatarie delle attività progettuali. L'obiettivo, sottolinea ancora l'assessore alle politiche sociali, è quello di creare e valorizzare vere e proprie reti che possano garantire modalità di inclusione sociale integrate, efficaci e durature, oltre a conseguire una reale integrazione delle persone a rischio di esclusione nei processi produttivi, consolidandone la presenza nel mercato del lavoro. La graduatoria definitiva verrà trasmessa alla Corte dei Conti per il necessario avviso di competenza. A partire dalla metà di ottobre al cimitero dei Rotoli di Palermo ci saranno 945 loculi sotterranei in più che permetteranno di superare le difficoltà legate alla indisponibilità di sepolture con la necessità di mettere a deposito le salme. Sono state aggiudicate nei giorni scorsi tre distinte gare d'appalto che permetteranno, a partire dalla metà del mese di ottobre, di realizzare presso il cimitero dei Rotoli di Palermo 945 nuovi loculi sotterranei che permetteranno di superare la difficoltà legata alla indisponibilità di sepolture con la necessità di mettere a deposito le salme. Attualmente sono circa 145 quelle in attesa di tumulazione, mentre con la ripresa dell'attività del forno crematorio si concluderanno le cremazioni in attesa. In particolare, per un importo di circa 272.000 euro, la ditta Latef di Brescia fornirà al comune i loculi a scaglioni di 50 alla settimana. Una volta che tutte le salme attualmente a deposito avranno trovato adeguata sepoltura, il numero di forniture scenderà a 25 alla settimana. Il posizionamento dei nuovi loculi del cimitero comincerà a metà ottobre, quando arriverà una speciale macchina acquistata dall'amministrazione. E già le maestranze comunali hanno avviato le operazioni preliminari nell'area interessata, dove si prevede di installare 25 loculi per volta. Questi lavori sono stati preceduti da un intervento di pulizia e di serbo di tutto il cimitero condotto dalla Reset, che ha impiegato circa 90 operai per 3 settimane, dai campi alle falde di Monte Pellegrino fino alle aree gentilizie in prossimità degli ingressi. In particolare sarà una delle tre aree gentilizie limitrofa l'ingresso principale ad accogliere i nuovi loculi, che saranno posizionati al di sotto delle attuali sepolture. A coloro che hanno attualmente dei parenti defunti ospitati nel deposito sarà dato un diritto di prelazione, ma in ogni caso l'avvio della vendita permetterà di ridurre considerevolmente i tempi di attesa fino ad azzerarli del tutto entro pochi mesi. Si avvia finalmente a soluzione una vicenda triste, dichiarano il sindaco di Palermo Lulu Corlando e l'assessore D'Agostino, determinata dall'esaurimento dei posti nei cimiteri e dalle note difficoltà per la realizzazione di un nuovo camposanto. Grazie all'impegno di diversi uffici e soprattutto grazie all'impegno personale di molti dipendenti comunali del settore e della Reset, oggi il cimitero dei Rotoli è un luogo che restituisce dignità e rispetta il dolore di quanti hanno lì i propri cari sepolti. Favorire l'amicizia, gli scambi commerciali, culturali, di formazione, di enogastronomia, questo è l'obiettivo cui mira il comune di Bagheria, grazie alla recente missione in Cina in occasione della prima conferenza mondiale sullo sviluppo dell'industria dei limoni. Questa missione istituzionale in Cina è stata assolutamente positiva. Abbiamo iniziato un percorso di collaborazione con la contea di Anhui. Il prossimo anno verrà una delegazione della contea di Anhui qui a Bagheria. È chiaro che il limone è il grimaldello per iniziare una collaborazione con la Cina, intraprendendo quello che è la via della seta. Insieme alla delegazione abbiamo passato 4 giorni intensi di incontri bilaterali che poi sono culminati con il forum internazionale, dove noi abbiamo firmato un documento comune insieme ad altre nazioni europee. Come dicono i cinesi, la lunga marcia inizia dal primo passo. Questo è il primo passo che sono sicuro che porterà buoni frutti se l'amministrazione è in grado di coinvolgere tutti gli attori sociali e economici, non solo della nostra città, ma soprattutto del nostro comprensorio. Sono molto contenta di avere questa occasione a tornare qui a Bagheria. E credo che con questo amore uniti da limone abbiamo iniziato il primo passo.
degli scambi. Adesso credo che questi scambi sulla base di limone possiamo fare su tanti vari livelli e vari settori. In futuro credo sulla campo di turismo culturale e agricoltura e anche istruzione, credo che possiamo avere tante le altre opportunità. Io conosco la Sicilia da 20 anni. Dopo la visita del nostro presidente Xi Jinping a quest'anno in Sicilia, i cinesi hanno aperto gli occhi, hanno scoperto proprio un nuovo mondo che è la bellissima Sicilia. Infatti i prodotti siciliani è sempre amati e apprezzati dai cinesi. Credo con questa occasione che possiamo approfondire proprio la conoscenza di cultura, storia fra quella siciliana e quella cinese. Noi abbiamo avuto la fortuna di poter presentare una scheda di valutazione del nostro comprensorio alle autorità cinesi che dovevano organizzare questo summit sul limone. Ci siamo ritrovati su un'identità culturale che innegabilmente ci unisce, quella del limone, e ci hanno scelto per partecipare a questo summit come unica delegazione italiana. Io vi posso dire che a 10.000 km di distanza, forse un po' di più, mi sono emozionato quando nel loro centro di espositivo sul limone, che hanno fatto una struttura molto bella e grande, ripercorrevano la cronologia dell'espansione del limone nella provincia, nella contea di Anhui, di 1.600.000 abitanti con 35.000 ettari di limone. Dunque io ho rivisto tutta la nostra storia, cioè periodi storici identici, la nascita del limone nei primi del Novecento, la crescita nel dopoguerra, una stasi e una crisi economica negli anni Ottanta devastante e una ricrescita nell'ultimo decennio. La bracera dei fratelli Antonio, Roberto e Marcello Cottone non delude le aspettative e conquista i tre spicchi del Gambero Rosso per la quinta volta. La pizzeria palermitana entra dunque a pieno titolo nella prestigiosa guida Pizzerie d'Italia 2020. Ci siamo arrivati, nel senso che di anno in anno ogni volta diciamo ma chissà se il prossimo anno riusciremo a confermarci. A riconfermarci, a riconfermarci, ci siamo arrivati al quinto. Ecco, quali sono, qual è lo status della pizza oggi in Italia? È nettamente cambiato, la pizza oramai è quasi al pari dei grandi piatti gourmet e i pizzaioli, i maestri pizzaioli, devo dire che sono al pari dei vari nomi blasonati della cucina italiana e internazionale che si è fatta conoscere grazie ai social, ma grazie ai social e anche attraverso le televisioni. Ormai ci sono molte più trasmissioni che parlano di cucina, di food, eccetera, eccetera, ma ce ne sono adesso, cominciano ad essercene di tante che parlano anche di pizza. Tre spicchi, un titolo vinto da una squadra, capitanata da Daniele Vaccarella, per quanto riguarda il settore pizzeria, da Piero Randazzo per quanto riguarda la cucina e tutti i ragazzi della sala. Devo dire che è sempre tutto molto molto ben curato. Poi attenzione, siamo esseri umani, per cui l'errore ci può stare sempre. Allora, questo è un settore, quello della bracera, che comunque è l'unico settore che sta avendo un sviluppo, e quindi lo sviluppo perché finalmente la Sicilia sta puntando al turismo e questa è un'espressione di turismo, quindi perché non vale soltanto per i locali ma vale anche per il turismo. Il turismo di cui la ristorazione d'eccellenza è un potente attrattore, quindi noi ci auguriamo che così come la bracera loro siano così come lo sono, perché sono anche formatori, quindi abbiamo anche una bellissima esperienza con questa azienda di formazione per tanti giovani, per tanti in Sicilia, quindi ci auguriamo che grazie anche a questi modelli, a questi buoni esempi, ci siano altre aziende di qualità, di successo, il che vuol dire anche sviluppo, lavoro e moltiplicatore economico. Gli ingredienti diciamo sono sempre quelli di sempre. Ci sono alcune novità, ma soprattutto la qualità che si porta sempre più avanti possibile. Quindi la ricerca all'antico, cioè il San Marzano, il fior di latte che ovviamente viene tagliato a julienne, che arriva da Napoli, i salumi di prima qualità,
con delle case ovviamente in prima linea che ti offrono un prodotto sempre di eccellenza, perché oggi il cliente è preparato nel gusto, è preparato nell'informazione, quindi non puoi raggirarlo, quindi puoi vendere tutto il fumo che vuoi, però devi dare la qualità, quindi oggi non è più come una volta che potevi in un certo modo vendere fumo, oggi non più. Quindi fare ovviamente delle pizze particolari, leggere, con delle farciture innovative, anche gli impasti, mantenersi sempre sul classico, che è quello intramontabile, ma dare anche l'innovazione. È tutto, grazie per l'attenzione, vi do appuntamento alla seconda edizione di Media News.